Grazie Presidente. Presidente, resto convinto che tra poco approveremo un provvedimento importante che migliorerà l'azione di prevenzione e contrasto alle mafie e la gestione dei beni confiscati. È un provvedimento frutto di un lavoro lungo che non può essere riassunto con l'articolo 1. Un lavoro lungo iniziato sui territori con la presentazione della legge di iniziativa popolare di modifica del codice antimafia, promossa da migliaia di associazioni che oggi ci chiedono di votare il codice in fretta e la cui voce credo abbia la stessa dignità di altre in quest'Aula. È proseguito con la presentazione e l'approvazione da parte delle Camere del documento di analisi e proposta prodotto dalla Commissione Antimafia. Infine, è arrivato alla presentazione e all'approvazione alla Camera di questo disegno di legge col voto della maggioranza, della Lega e di altri gruppi. Un provvedimento che oggi abbiamo ulteriormente migliorato e che potrà tornare a Montecitorio per il sì definitivo. Sono passati 35 anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che ha consentito il sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi, di colpirli lì dove sono più sensibili, restituendo alla collettività ciò che gli è stato sottratto. Quella legge, quell'idea che qualcuno qui ha definito una follia degna dei regimi del passato, è stata il salto di qualità che ha cambiato la storia della lotta alla mafia e ha consentito di dare colpi durissimi alla criminalità organizzata. Dopo 35 anni c'era l'esigenza di fare un tagliando, come è stato detto, in particolare di riformare l'agenzia per i beni confiscati per evitare distorsioni evidenti, garantire le banche dati, consentire la presenza di personale stabile, qualificato e sufficiente per svolgere le mansioni che gli vengono attribuite, cambiare le procedure di intervento sulle aziende sequestrate per gestire quelle in grado di stare sul mercato salvaguardando l'occupazione delle persone per bene e liquidando invece quelle non in grado di avere un futuro con la delega al governo della normativa per tutelare i dipendenti. Il codice antimafia interviene sui sequestri giudiziari per evitare abusi e distorsioni, migliorare la capacità di governo delle imprese. C'è molto altro in questa legge, ne hanno parlato i relatori e molti colleghi in discussione generale. Quello che voglio sottolineare è che questa legge mette il Paese nelle condizioni di amministrare al meglio e in modo trasparente un patrimonio che, grazie al grande lavoro di magistrati e forze dell'ordine, diventa sempre più consistente. Una ricchezza per l'Italia che va valorizzata e che non ci possiamo più permettere di lasciare inutilizzato, che si svaluti. La legge Pio La Torre nasce da un'intuizione: colpire i patrimoni con i sequestri preventivi e le confische per contrastare e combattere i reati di mafia. Oggi, contrariamente a quello che è stato detto qui più volte, lo stesso Parlamento europeo e molti paesi europei, contrariamente a ciò che qualcuno ha teorizzato in quest'Aula, guardano a quelle stesse misure patrimoniali preventive come uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità e si propongono di introdurle anche nei loro paesi e anche con una direttiva europea. Ecco, io rispetto tutte le idee, ma l'idea che trova applicazione nella legge e di cui si è molto parlato in queste ore, di usare le stesse misure di prevenzione personali e patrimoniali per i reati gravi contro la pubblica amministrazione, non è un'invenzione giustizialista. Significa, con la stessa logica, prevenire reati odiosi come la corruzione che colpiscono la collettività, potendo attivare misure di prevenzione, le stesse misure di prevenzione che oggi sono utilizzate non solo per la lotta alla mafia, ma per esempio per colpire reati come la violenza negli stadi, come la droga, come il non rispetto del DASPO. Stiamo parlando di misure che per questi reati sono già applicate e non si capisce perché non devono essere applicate anche per la corruzione. Certo,
non bisogna consentire l'abuso di queste norme, ma è corretto pensare che sia giusto, attraverso il sequestro preventivo dei beni e dei patrimoni che si ritengono di provenienza illecita e sottratti al pubblico, garantire che vengano restituiti alla collettività alla quale sono stati sottratti, senza che sia possibile occultarli. Tra l'altro, i reati contro la pubblica amministrazione, a partire dalla corruzione, sono spesso segno di una situazione di diffusa illegalità in cui le mafie si insinuano. Aggiungo anche che l'estensione delle misure di prevenzione al terrorismo, che è contenuta in questa legge, è decisiva per contrastare i finanziamenti al terrore. Su questo tema dell'applicazione delle misure di prevenzione anche per i reati contro la pubblica amministrazione ho sentito in quest'Aula parole forti: rischio di totalitarismo, di regime, attentato ai diritti e alle libertà dei cittadini. Non è così. E lo sapete bene, lo sa bene chi ha usato quelle parole, altrimenti ci deve spiegare a quest'Aula perché si è arrivati qui senza neppure aver presentato un solo emendamento su questo argomento, dopo un anno e mezzo di discussione in commissione, non aver presentato un solo emendamento in Aula sull'articolo 1. Davvero vi siete accorti solo adesso di queste cose? Davvero vi siete accorti che ci sono leggi gravissime e liberticide solo all'ultimo momento, dopo la scadenza degli emendamenti? È evidente, non lo sono, non sono liberticide, e lo sapete tutti, se no questo allarme sarebbe stato sollevato subito. Si dice, avete raccontato all'Aula e ai parlamentari, che sarebbe bastato un indizio o un sospetto per procedere al sequestro preventivo di tutti i loro beni. Non è così. Occorre dimostrare innanzitutto che il tenore di vita di quelle persone, il patrimonio di quelle persone è molto superiore a quello che potrebbe essere garantito dal loro reddito. C'è un'istruttoria, c'è, come ricordava il presidente D'Ascola, introdotta per la prima volta la questione del diritto della prova, c'è la presenza dell'avvocato, e non si possono sequestrare beni superiori a quelli che si ritiene siano stati sottratti alla collettività. Diciamo la verità. In più, questo provvedimento esce migliorato dal Senato e solo grazie alla maggioranza e ai relatori, che con il loro emendamento coerente con le osservazioni del direttore nazionale antimafia, che qualche citazione avrebbe meritato di averla in questa discussione, coerentemente con quelle osservazioni hanno tolto il peculato d'uso e chiarito che oltre all'abitualità è necessario ci siano reati associativi collegati per applicare le misure preventive, quindi nessuna legge liberticida, ma una legge che esce su questo dal Senato più equilibrata e migliorata rispetto alla Camera. Mi si consenta un accenno anche al tema delle interdittive e dei certificati antimafia, su cui ho ascoltato diversi interventi critici durante la discussione, su un'altra delle norme che si sono rivelate, quella delle interdittive, tra le più efficaci nella lotta alla mafia. Credo che prima che alla tutela delle imprese, che credo sia giusta e necessaria, si debba in questa sede prendere atto che le inchieste, da Emilia fino a tutte quelle sulle mafie al nord, ci parlano del tentativo delle mafie di entrare e insediarsi nell'economia regale e ci raccontano di un'impresa chiusa ogni 3 giorni perché è infiltrata dalle mafie. Se non partissimo da qui, sembreremmo gente che vive sulla luna. Valorizziamo invece il fatto che proprio grazie alle interdittive, agli accessi ai cantieri, al lavoro delle prefetture, stiamo contrastando con successo i tentativi dell''ndrangheta e soci di penetrare nelle grandi opere, da Expo 92 interdittive fino al Giubileo, e di fronte a ciò è interesse anche delle imprese sane, che non vogliono una concorrenza non libera perché condizionate dalle mafie, non indebolire gli interventi per contrastare le infiltrazioni. Ho già detto, questo provvedimento è importante, modifica il codice antimafia migliorandolo e aggiornandolo, altro che indebolire la lotta alla mafia. Un altro atto importante contro le mafie che conferma l'impegno di questa maggioranza e questo Parlamento contro
la criminalità organizzata, impegno che abbiamo dimostrato in questa legislatura. Voglio fare per gli scettici, i propagandisti, un elenco delle cose approvate in quest'Aula che hanno dato più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie. La modifica del 416 ter, con l'introduzione del voto di scambio voti in cambio di favori, che dopo 3 anni, come conferma ancora la Direzione Nazionale Antimafia, ha mostrato di produrre risultati positivi. La reintroduzione del falso in bilancio, la cui abolizione aveva chiaramente reso più difficile combattere corruzione e capitali mafiosi. L'introduzione del reato di autoriciclaggio, la legge anticorruzione e il codice degli appalti. Ecco, caro senatore Di Maggio, lei che ci ha spiegato ieri, citando una persona che sta da imputato in tutti i processi di strage, non è vero quello che dice quella persona, che la lotta alla mafia in questo paese si è indebolita. Abbiamo fatto molto, la lotta alla mafia l'abbiamo fatta veramente, il nostro Stato ha le forze, le intelligenze, le competenze per sconfiggere le mafie, la magistratura, le forze dell'ordine, ai quali va il nostro ringraziamento, sono sempre impegnati e i risultati di queste settimane lo confermano. 60 arresti di mafiosi l'altro giorno, i 116 arresti di martedì sulla costiera ionica, gli arresti dei capi 'Ndrangheta Barbaro Aplati e Giorgia Sanluca. Si è molto parlato del baciamano del boss, ma qui dobbiamo con orgoglio sottolineare l'arresto di due boss proprio nei santuari della 'Ndrangheta, che sembravano inaccessibili per lo Stato. E oggi, l'altro giorno, un'altra operazione importante, quella dei 116 arresti proprio in quei territori. È stato un segnale forte, altro che non si fa la lotta alla mafia. Anche per questo, per confermare con orgoglio il nostro impegno contro le mafie, voteremo a favore di questo provvedimento. E ricordo a me stesso che abbiamo preso l'impegno perché venga approvato in via definitiva al più presto. Questa legge serve. Da strumenti più efficaci per combattere le mafie, valorizza le tante forze civili e sociali che danno un contributo importante per la legalità e soprattutto dimostra che le istituzioni, Parlamento in testa, non mollano, guardano come le mafie cambiano, adeguano i mezzi di contrasto e continueranno nei prossimi anni, ne siamo sicuri, a dare colpi sempre più forti alle organizzazioni criminali.